Rossini TV torna a tuffarsi nel verde, anzi a rituffarsi, perché dopo il successo e l'apprezzamento della prima edizione torna Green Tour sul canale 80. Dal 13 settembre Rossini TV proporrà infatti al suo pubblico 5 martedì in prima serata per altrettante tappe della seconda stagione di un tour nella bellezza del nostro entroterra provinciale declinato in ogni sua sfaccettatura, dove le meraviglie paesaggistiche e quelle storiche e monumentali fanno da ponte al tanto spazio dedicato alle tipicità ed eccellenze gastronomiche e vitivinicole illustrate dall'ambasciatrice della gastronomia territoriale Nicoletta Tagliabracci. Green Tour è stato ufficialmente presentato oggi nella sala del Consiglio Provinciale alla presenza del presidente Giuseppe Paolini, degli sponsor sostenitori e di tanti protagonisti dei 5 luoghi esplorati dalla seconda stagione. Vedremo altri luoghi della nostra provincia e noi diciamo che abbiamo l'ambizione di portarli tutti in televisione, perché tutti meritano, anche quelli più piccini, anche quelli magari che sono solamente sentiti nominare o che crediamo di conoscere, ma che in realtà andandoci proprio di persona potremo scoprire delle autentiche meraviglie, sorprendenti, grandi prodotti anche enogastronomici, bellissimi paesaggi sempre più curati. Quindi veramente un grande lavoro che è stato fatto da parte dei comuni per cercare di valorizzare sempre di più, e grande lavoro per una televisione, grande responsabilità per cercare di promuoverli il più possibile. Nicoletta Tagliabracci e la direttrice di Rossini TV Emanuela Rossi hanno illustrato le finalità alla base di un format che punta a valorizzare un territorio tanto suggestivo quanto bisognoso della necessità di farsi raccontare. Quella narrazione che nella prima edizione ha decantato le bellezze e il gusto di Monbaroccio, Cantiano, Vallefoglia, Isola del Piano, Mondavio e Gradara, e che ora si riattiva da martedì 13 settembre alle 21:20 con altri 5 comuni da scoprire. Inizieremo con San Lorenzo in Campo e poi Colli al Metauro, Borgo Massano all'interno del comune di Montecalvo in Foglia, Apecchio e Frontino. Siamo molto contenti di dare l'avvio a questa seconda edizione. È stato un progetto veramente molto seguito nella sua prima edizione. Il pubblico ci chiedeva costantemente, insomma, gli orari di messa in onda, ha apprezzato moltissimo la produzione appunto di Green Tour dell'anno scorso. Quest'anno, appunto, a partire da martedì vediamo la seconda edizione, e anche quest'anno vedrete immagini spettacolari, immagini col drone, entreremo nei borghi del nostro territorio e mostreremo in ogni dettaglio i comuni che andremo a raccontare. Quindi devo ringraziare chiaramente uno staff tutto al femminile, Nicoletta Tagliabracci che ha curato, scritto i testi e ha condotto il programma, e poi chiaramente Veronica Mastrogiacomi, la nostra operatrice video e montaggio, che ha curato tutta la produzione. E poi chiaramente ringrazio gli sponsor, Banca di Pesaro che è sempre al nostro fianco e lo è stata anche nella prima edizione, e poi una new entry, Flaminia Pubblicità. Abbiamo aderito subito all'iniziativa di Rossini TV perché siamo un'azienda locale innanzitutto. È vero che siamo da 40 anni a livello internazionale e nazionale, però innanzitutto chiediamo sempre di investire sul locale, ed essendo una trasmissione che promuove il territorio non potevamo mancare. È stato un piacere aderire a Rossini TV e collaborare con voi. Per far conoscere di nuovo determinate zone che sono veramente stupende della nostra zona. La banca, visto che la banca del territorio, necessariamente doveva continuare questa partnership con Rossini TV, che effettivamente sta facendo un gran lavoro di divulgazione dell'informazione, non solo di cosa succede nella città, ma soprattutto ci fa conoscere territori importanti per la nostra città, la nostra comunità.